L'innovazione ha due grossi problemi in Italia e probabilmente anche in Europa. Ha un deficit di risorse e un deficit cognitivo. Il deficit di risorse crea quello che è un po' il dilemma dell'innovazione. L'innovazione crea crescita, crea risorse, ma ha bisogno di risorse. Quindi sicuramente è uno dei punti su cui dobbiamo tentare di crescere, è il tema delle risorse, soprattutto in Italia, dare alimento anche a questo settore come si è fatto in passato con tante altre industrie, trovare il modo di aggregare questa potenza di fuoco. C'è anche il tema del deficit culturale, perché evidentemente l'innovazione va assorbita nel proprio DNA, nella propria genetica, quindi spesso noi parliamo di innovazione come se fosse un tema che arriva da lontano, che arriva dal mondo anglosassone, e qui non possiamo fare altro che tentare di utilizzare i nostri molti punti di forza. Il tema del food e del cibo è un esempio molto concreto in cui noi abbiamo molte cose da dire e lo possiamo trasferire e far migrare nel mondo dell'innovazione.